Salve a tutti e bentornate e bentornati sul canale. Oggi continuiamo la serie riguardanti i file PDF per capire come gestire al meglio questo tipo di documenti e in particolare ci concentreremo sulle opzioni relative alla stampa. Non tutti sanno che se abbiamo bisogno di stampare solamente alcune pagine relative ai file PDF e non tutto il documento, è possibile farlo attraverso gli strumenti di selezione presenti nel programma PDF Element, che, lo ricordo, è disponibile in versione gratuita e anche in versione premium con qualche funzionalità in più. Troverete i link per il download in descrizione. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace per supportare il nostro lavoro con i video tutorial. Cominciamo! Se non l'avete ancora fatto, scaricate il programma per PDF Element dal link che trovate qui sotto in descrizione. Metodo 1. Stampare le singole pagine del nostro documento. Seguiamo questi semplici passaggi. Per prima cosa apriamo PDF Element e poi apriamo il documento che vogliamo impostare per la stampa. A questo punto selezioniamo la parola File in alto a sinistra nell'interfaccia. Facciamo clic su di essa e scendiamo fino alla voce Stampa. Possiamo anche premere Ctrl P per aprire direttamente il menu. Ora, nella prima casella andiamo a selezionare la nostra stampante. In questo caso avremo una stampante virtuale, ma il funzionamento è lo stesso. Poi possiamo selezionare l'intervallo delle pagine che vogliamo stampare. In questo caso selezioneremo tutte le pagine. Ora, sotto al campo orientamento, potremo scegliere l'orientamento della nostra pagina. Per esempio, potremmo aver bisogno di convertire da orizzontale in verticale il nostro file PDF, o viceversa. Pensiamo a delle griglie o dei conti. Ora, possiamo scegliere di stampare due pagine o più per foglio, quindi possiamo selezionare sotto a modalità di stampa la voce multiplo. A questo punto selezioniamo quante pagine vogliamo stampare per foglio, ad esempio 4. Su ogni foglio quindi verranno stampate 4 pagine del nostro documento. Qui possiamo selezionare ulteriormente l'ordine delle nostre pagine. E se selezioniamo centro automatico, saremo sicuri che tutte le pagine avranno la stessa dimensione all'interno di un solo foglio. Una volta che abbiamo finito, selezioniamo la voce stampa. Il prossimo metodo che vedremo ci aiuterà a scegliere le pagine stampabili personalizzate. E con ciò intendo dire che se stai lavorando con un documento di 30 pagine e vogliamo stamparne una serie, separata tra loro, per esempio 2, 4, 6 e 8 senza stampare tutto il resto del documento, allora possiamo farlo in modo molto semplice. Anche in questo caso apriamo PDF Element e selezioniamo il nostro documento da stampare. Prendiamo a riferimento quello che abbiamo utilizzato poco fa. Esattamente come prima, assicuriamoci che sia selezionata all'interno del menu File e Stampa la stampante corretta. Qui possiamo aggiungere delle pagine che vogliamo stampare, selezionando la voce Personalizza. Oltre a selezionare un intervallo di pagine, possiamo selezionare anche delle pagine separate. Mi spiego meglio. Possiamo decidere di stampare le pagine dalla 1 alla 4, inserendo i valori separati da un trattino. Se poi insieme a quelle pagine vogliamo stampare ancora, per esempio, la pagina 16, possiamo inserire una virgola dopo, in questo caso al valore numero 4, uno spazio e poi digitare la pagina che vogliamo stampare, per esempio la 16. La stessa cosa se dobbiamo aggiungere altre pagine. Inseriremo sempre una virgola e poi uno spazio. A questo punto le pagine che verranno stampate saranno quelle comprese tra 1 e 4 e poi singolarmente la pagina 16 e la pagina 20. Vediamo adesso come fare per stampare una pagina che stiamo visualizzando in un determinato momento senza dover impostare numeri o valori con precisione. Per stampare una pagina che stiamo visualizzando in un preciso momento, apriamo il nostro documento, come al solito, e selezioniamo File. Quindi scendiamo sul menu Stampa. A questo punto andiamo nelle impostazioni per stampare e dal menu a tendina di questo riquadro selezioniamo la voce Pagina corrente. Ora dobbiamo andare a reimpostare la nostra pagina andando a selezionare la dimensione corretta sotto a modalità di stampa. Proseguiamo dunque con la stampa e ora avremo stampato in pochi passaggi e in modo veloce la pagina che stavamo visualizzando, senza dover andare a inserire un numero preciso all'interno dei campi preposti, ma semplicemente mettendo una spunta sulla voce pagina corrente.
Ora vediamo questo suggerimento bonus in cui vi descriviamo brevemente PDF Reader, quella che possiamo chiamare una versione light di PDF Element. PDF Reader di Wondershare è un lettore PDF gratuito con cui si può leggere un file PDF come un libro, prendere annotazioni, ma soprattutto è leggero e veloce. Ovviamente con questo possiamo visualizzare i file ma non modificarli. E comunque troverete il link per il download in descrizione. Il video finisce qui, spero vi sia stato utile, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo, a presto!